ecco, di fronte all'albero che hanno creato i ragazzi dell'Istituto Professionale Edile con il presidente per gli auguri. Auguriamo ai nostri telespettatori che cosa per l'anno nuovo? Beh, naturalmente tantissimi auguri di un ottimo 2017 e anche della fine di quest'anno. Buon Natale a tutti, alle famiglie, anche dei ragazzi, ai nostri ragazzi che, come avete visto, hanno allestito con le loro mani sapienti un albero di Natale in legno, che è bellissimo. Noi siamo molto contenti delle attività che questi ragazzi svolgono, sono il futuro del nostro settore, un settore che viene da una crisi lunga eterna e adesso ci sono segni di ripresa, quindi il messaggio deve essere positivo per tutti noi e per questi ragazzi, per la loro possibilità poi di occuparsi nel mondo del lavoro e per il nostro paese in generale. Quindi auguri di Buon Natale a tutti voi dall'Istituto Professionale dei Laboratori di Bologna. Grazie. Una delegazione di francesi qui all'IPLE, studenti, ragazzi, per una formazione appunto professionale. Come mai? Allora, qualche mese fa, a novembre dell'anno scorso, un gruppo post-diploma si è recato in Francia, Chambéry, ospite di questo centro di formazione professionale, specializzato appunto in edilizia, e abbiamo voluto fare uno scambio, quindi siamo stati ospitati da questa scuola, che ci ha accolto ovviamente molto bene, con un gruppo di ragazzi dell'IPLE, e quindi tocca a noi adesso, e quindi stiamo ospitando un gruppo di 10 ragazzi apprendisti edili che sono qui per imparare un po' di edilizia bolognese, diciamo, particolare, e per vedere soprattutto le fiere di questo periodo. Sono ragazzi, questi apprendisti, che fanno i pavimentatori, per cui il Cersaie cadeva proprio nel momento giusto e visiteranno la città anche con quel taglio, diciamo. L'apprendistato in Francia, che ovviamente ha delle somiglianze con il nostro apprendistato, si fa in alternanza tra il centro di formazione e l'azienda, per cui i ragazzi che arrivano nel centro di formazione in realtà sono lavoratori, non sono studenti, sono già assunti dall'impresa e fanno 13 settimane l'anno di formazione, per cui in modo alternato fanno impresa e centro di formazione, ma di fatto sono già lavoratori assunti dall'impresa. Abbiamo organizzato un po' di attività, ovviamente, un mini corso molto veloce sui pavimenti alla veneziana, e quindi i ragazzi, dopo una piccola teoria in aula, hanno iniziato proprio a fare con le proprie mani una sperimentazione, quindi a fare veramente pavimento alla veneziana, che è un'eccellenza anche bolognese. Quando è che una casa può presentare una, chiamiamola così, sintomatologia? Quindi quando è che magari una casa non è più sicura? Sicura, intanto bisogna capire il periodo in cui è stata costruita. Quindi se nel momento in cui è stata costruita c'erano meno le protezioni sismiche che erano sancite dalle normative vigenti al momento della costruzione. Poi se sono state costruite al di fuori di queste normative occorre guardare, non so, la presenza di cordoli in cemento armato in corrispondenza dei piani, la presenza, come sono realizzate le murature esterne. Quindi è difficile, diciamo, trovare una espressione di carattere generale. Occorre, diciamo, andare a esaminare sempre e comunque quelli che sono gli aspetti singoli dei singoli fabbricati e delle tecnologie che sono state adottate per la costruzione. E comunque si potrebbe anche pensare questo, cioè di fare una valutazione del comportamento sismico della costruzione anche indipendentemente dal fatto che sia venuto un sismo o meno. Oggi, se uno vende un appartamento, deve fare una valutazione di carattere energetico. Allora io mi chiedo, perché non si deve fare anche una valutazione di carattere sismico, una valutazione di quella che è la vulnerabilità del fabbricato in ordine al comportamento sismico? Come mai però negli ultimi terremoti invece i crolli sono proprio stati di edifici in teoria a norma? Dipende molto dal processo di progettazione e dal processo di esecuzione. Probabilmente ci sono stati in questi processi, che devono essere ben osservati, ben individuati e controllati, probabilmente c'è stata qualche mancanza. Teniamo conto che comunque
rimane sempre comunque all'interno di una progettazione che rispetta la normativa una probabilità di insuccesso. Cioè, se l'evento sismico è più forte di quello che è atteso e che la norma stessa prescriva, di fatto qualche cosa di più significativo può accadere. Quindi dobbiamo sempre pensare che quando si parla di terremoti si ragiona in termini di tipo probabilistico. Quindi definiamo una probabilità di insuccesso: se l'evento sismico è più forte di quello che sono i terremoti attesi, la probabilità di insuccesso può provocare anche dei collassi. Nel cuore della fiera, nel padiglione delle novità, delle innovazioni. Qualcosa di saliente, Gas? Sì, ci sono spesso novità in una fiera come questa. Qui ne abbiamo un esempio. È una colonna che, oltre ad essere un elemento strutturale importante, cosa che viene in questo caso garantito proprio da una struttura mista acciaio e calcestruzzo, ha anche la possibilità di integrazione, cioè la trasformazione di un elemento strutturale, puramente strutturale, che spesso viene considerato soltanto un parallelepipedo, insomma, senza un'altra funzione, in questo caso una vera integrazione con altri sistemi, persino quelli domotici, quindi di uno schermo, di illuminazioni, eccetera, in modo che questo elemento costruttivo diventi proprio una parte vissuta anche degli ambienti costruiti. Benissimo, poi abbiamo visto qui alle nostre spalle un drone che va abbastanza di moda. Comincia ad essere oramai molto utilizzato e manca ancora una normativa definitiva sull'utilizzo, sulle licenze, sul modo di applicazione, ma si moltiplicano dall'altra parte le possibilità concrete e in modo particolare l'utilizzo insieme, in armonia, quindi in simbiosi con tutti i sistemi di software che permettono la trasformazione appunto delle immagini o delle nuvole di punti, quando questo è possibile, in modelli tridimensionali, e quindi c'è un'integrazione con tutto il software tecnico che riguarda il rilievo architettonico, il rilievo strutturale, i rilievi all'interno di edifici che devono essere ristrutturati e così via. Qui abbiamo un'installazione interessante perché occupa anche parecchio spazio. Che cosa rappresenta? In questo caso la novità sta più che altro nella parete interna e nella produzione, l'utilizzo di queste lastre sottili che assomigliano un po' alle lastre di cartongesso, ma che sono fatte con la parte non utilizzata della canapa e anche dell'argilla, con la differenza rispetto al cartongesso che è un materiale non statico, cioè mentre il cartongesso ha una funzione puramente di rivestimento, di copertura, l'argilla è un volano igrotermico, cioè dà la possibilità di assorbire l'umidità in eccesso e di cederla velocemente all'ambiente, e quindi in qualche modo si comporta un po' come una spugna per quanto riguarda il livello di umidità degli ambienti interni, e quindi crea un ambiente migliore dal punto di vista della vivibilità, insomma. Cool.
corsi, lezioni, laboratori. L'Istituto Edile di Bologna non insegna solo un mestiere, ma cerca di stimolare la mente e la creatività dei suoi giovani allievi, preparandoli alla vita con progetti e idee sempre nuovi. Bella rega. Lo scorso giugno l'Istituto Professionale Edile di Bologna ha avviato un progetto di musica rivolto ai suoi studenti, in collaborazione con il rapper bolognese Manuel Chiodo Simoncini. Il progetto La musica come forma di apprendimento cooperativo ha avuto una durata di 32 ore e ha coinvolto 9 allievi della scuola. Ora, a 7 mesi dall'inizio dei lavori, quel progetto ha preso forma e vita e dal laboratorio è uscita una canzone che è stata presentata nei giorni scorsi. Al di fuori di noi ci riempie di critiche, siamo fuori dalla sera alla mattina. Questa vita. Il progetto rap entra all'Istituto Professionale Edile. Sono qui con alcuni degli artefici di che cosa? Ditelo voi. È un progetto hip hop della scuola Iple. Quindi voi avete scritto le parole di una canzone, giusto? Sì, mi sono divertito, mi ha aiutato soprattutto lui, Manuel, a fare la canzone, a immaginare le parole. E è stato molto carino, è stato molto bello, ci siamo divertiti io e i miei compagni. È stato un progetto carino non solo perché abbiamo scritto sto brano, anche perché comunque ci ha ampliato la storia dell'hip hop. Io ho fatto un pezzo beatbox, sempre con lui. Matteo, e ci siamo divertiti molto anche lì, è stato molto bello, anche se un po' difficile, però andare a tempo, cioè ascoltando quelle cuffie la prima volta è stato molto difficile. Perché ascoltando il brano sembra tutto facile, poi dietro le quinte è diverso. Il lavoro è tanto. Sì, essendo la prima volta, sì. Abbiamo lavorato con i nostri compagni duramente per fare il pezzo. Beh, questo è un progetto di scrittura nell'ambito hip hop, quindi utilizzando l'arte del rap per dar forma, per esprimersi, per parlare della propria vita, per mettere in rima le proprie emozioni, le proprie sensazioni, le situazioni che si vivono tutti i giorni. Ma ho cercato di scrivere quello che facevo tutti i giorni, di raccontare un po' parte della mia vita. Non è sempre facile comunque, no? Mettere per iscritto quello che si vive o che si prova. Sì, certo, mi ha aiutato molto lui. È stata un'esperienza che pensi che ti potrà servire anche in futuro, magari da ripetere? Ma sì, si può rifare. Si inizia a prendere confidenza con la base musicale, a tirare fuori l'emozione, a tirare fuori l'entusiasmo, a cominciare a scrivere le prime parole, a prendere confidenza con il microfono, una fase di discussione, un'altra fase di organizzazione della canzone. Allora, io ho fatto la mia parte più centrata sulla mia vita, abbiamo un po' imparato le basi, abbiamo scritto questa canzone, la mia è stata quella più lunga, quindi ci ho messo anche un po' più di tempo. Sono molto contento del mio risultato perché non mi aspettavo di arrivare fino a questo e ringrazio molto Manuel per questa esperienza che mi è servita tantissimo. Questa scuola cosa ti ha lasciato? Tanta esperienza? Sì, questa scuola mi ha lasciato tanta esperienza, mi ha dato molta volontà, mi ha fatto credere in tante cose in me, mi ha dato veramente tanto e sono veramente contento, sono pronto per raccogliere tutti i miei frutti e andare avanti. Il tempo stringe, è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, cerchi di farti. Bella rega! Il tempo stringe, tempo stringe. Qua, Corticella? Pilastro. Stadio? Yeah! You sì. Ok? Sì. Siamo ragazzi di strada, non giriamo con scarpe firmate Prada. Questa vita è difficile, la gente al di fuori di noi ci riempie di critiche. Siamo fuori dalla sera alla mattina, questa vita è dura. Spesso ci ritroviamo in costura, i veri amici si contano sulle dita di una mano. Fa sforzo per altre persone, sforzo in vano, anzi è meglio starci lontano. Ci chiamano generazione bruciata, ma chi ce lo dice di soldi n'ha una sbancata. Noi invece i soldi ce li dobbiamo guadagnare, se arrivare a sera qualcosa vogliamo mangiare. Sono contento di come sto vivendo e ringrazio i miei amici, la mia famiglia per come mi stanno crescendo. Fratellanza, onestà, questi sono i miei principi, i miei fratelli li tratto come principi, capisci? Mi distingo dal brano che non arranco, ti parlo di me, di sta sita non mi stanco, in ogni progetto mi ci vedo con te, questo mondo non c'è senza di te, mi ci vedo con te.
cresciuto sull'asfalto, giocando in un campetto, pensandoci protetti dentro il nostro ghetto, non pensando a letto, non dando a peso quanto mamma ha detto. Giravamo con finte catene d'oro ed un berretto. Il che stringe è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, cerchi di farti una vita perfetta, ma non puoi farci niente, questa è la realtà. Il tempo stringe è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, il mio ideale perfetto di libertà, dobbiamo farci sentire per cambiare la realtà. Inizia la tua vita, cresci nella tua città, sei un ragazzo, cerchi libertà, inizia un'amicizia, ti diverti, scappi dalla polizia, mentre sei davanti alla giustizia. Immagini tua mamma a 5 anni che ti vizia, amici diventano nemici, sti pensieri sono come cicatrici, lasci perdere gli amici, più vai avanti più scopri di fare sacrifici, sopravvivi, pensa alle tue radici, sei cresciuto, paghi il mutuo, scopri di avere un figlio tuo, benvenuto, devo ammettere, ora sudo. Queste sono tue parole, penso alla vita, mentre scende il sudore, vai a testa alta, cerca di farti onore, fatti valere, fatti sentire, fai rumore. La gente vive, muore, scrive mille parole, ride, piange, perde e vince, mia voglia è triste, sangue scorre libero nelle vene, mille voci, mille scelte, vite felici insieme, fra mille pene, la gente corre, non si ferma mai. Cerchi di scappare dai guai, quello che importa è andare avanti, e ne resto uno dei tanti. Ehi, questa è la mia strada, vieni con me, che qui si fa serata. La mia vita non l'ho mai incatenata, ed ecco che ora ho fatto la cazzata. Andavamo in giro di notte, ma ogni volta c'era la mia botte. Andavamo a scippare le mignotte, per non girare con le scarpe rotte. La nostra balotta è degrado, da sto posto non me ne vado. Io qui ci sono nato, non criticarmi se con me manco ci hai parlato. Mi ricordo ancora quella sera nella piazza, che mi hanno arrestato per colpa di una pazza. Non sai quanto c'è stata male la mia ragazza, in questura fanno distinzione di razza. Quella sera stava piovendo, io e il mio compagno in cella che stavamo piangendo, mentre fuori c'era gente che si stava divertendo. Più passavano i giorni e più ci sentivamo morti, questa esperienza ci ha reso più forti. Quando sono tornato in libertà, non ho cambiato la mia mentalità, e mi son giocato questa possibilità. Voglio dar consigli a tutti quanti, perché di errori nella vita ne faremo tanti. Il tempo stringe è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, cerchi di farti una vita perfetta, ma non puoi farci niente, questa è la realtà. Il tempo stringe è una manetta, la gente spinge, ha sempre fretta, la folla finge, chiede vendetta, il mio ideale perfetto di libertà, dobbiamo farci sentire per cambiare la realtà.